Oggi a Borgata Costiera si è bloccato il linguaggio, a parlare è l'opera che stiamo realizzando. Si dice che l'arte è l'anima della nostra cultura, io ne sono convinto, l'arte è vita e questo è l'esempio. Oggi siamo qui nella nostra borgata perché Borgata Costiera fa parte della città di Mazara del Vallo, ci tengo sempre a precisarlo, più che altro per cercare di scrivere un altro passo importante. Di solito noi rievochiamo la storia attraverso la festa del pane e grazie alla festa del pane e della pasta stiamo scrivendo un tratto di storia importante. Stiamo realizzando una grande opera, io devo ringraziare tutte le aziende, tutte le attività che ci stanno coadiuvando, devo ringraziare chi ci ha donato l'area, quindi l'amministrazione comunale a nome del sindaco Cristaldi che comunque ha dato la possibilità di realizzare questa importante opera. Ringrazio il Genio Civile per tutte le autorizzazioni, ringrazio il terzo settore e il dirigente del settore di competenza per averci dato l'ok per iniziare e finire i lavori. Oggi abbiamo pensato, diciamo, un altro passo importante, un altro step dove abbiamo fatto la seconda colata di cemento, poi fra circa un mese sarà installata la scultura. Io devo ringraziare anche i tecnici che a titolo gratuito, tutte le aziende, hanno preso a cuore questa brillante iniziativa. Sembrerà strano che le persone magari si proteggono per il nostro territorio, questa scultura ne è l'esempio, è la sintesi di una città che vuole bene comunque il proprio territorio. Io ho detto sempre, questa è la Mazara che voglio e questa è la Mazara che amo, questo è un esempio di una sana e buona politica, ma soprattutto di una sana e buona azione nell'interesse della nostra collettività. Questa mattina siamo venuti qui a fare visita a Borgata Costiera dove grazie alla disponibilità, alla professionalità e anche alla competenza di un professionista del nostro territorio, l'architetto Gerry Bianco, e grazie soprattutto alla collaborazione di diversi imprenditori privati, professionisti e grazie all'attenzione che per questo quartiere e per questo territorio ha avuto il sindaco, l'amministrazione comunale e il consigliere Francesco Foggia, oggi Borgata Costiera sarà dotata di una bellissima opera d'arte e proprio alle nostre spalle ci sono in corso i lavori che stanno portando a costruire quella che sarà la base sulla quale poggiare questa importante opera d'arte chiamata proprio la dimensione del tempo. La nostra amministrazione ha attenzionato oltre al centro città anche tutti i quartieri periferici della nostra città, Borgata Costiera ne è un esempio, abbiamo fatto diversi interventi di risanamento, di pulizia e soprattutto abbiamo attenzionato fortemente questo sito anche con l'organizzazione e la promozione di eventi turistici per la nostra città. La prova ne è la festa del pane che abbiamo fatto negli anni scorsi e che quest'anno si ripeterà nelle giornate del 4, 5, 6 agosto prossimo con ospiti importantissimi e con soprattutto centinaia e numerosi di visitatori che anche dalle città limitrofi della provincia di Trapani e anche dal resto della Sicilia si sposteranno nella nostra città, si sposteranno a Borgata Costiera, perché ho sempre sostenuto che Borgata Costiera è Mazara del Vallo e Mazara del Vallo è Borgata Costiera. Continuiamo in questa direzione ad attenzionare l'intero territorio comunale e mi auguro soprattutto che negli anni ad avvenire possiamo fare sempre di più per la nostra comunità e per il nostro territorio. Questa è un'altra tappa importante, i piedi della scultura, diciamo questa è la base che sosterrà tutto quello che poi si vedrà e che è esteriore. I piedi dell'opera sono la fondazione, la base, tutta la parte portante, che è la parte che non si vede, però è quella che sostiene tutta la struttura. Finalmente ho realizzato un sogno, è da 9 anni che inseguo, diciamo, questo sogno, l'ho chiesto a destra, a manca, politici, associazioni, e poi l'ho chiesto anche a Francesco Foggia. Francesco Foggia col suo entusiasmo travolgente mi ha detto facciamo, cosa ha bisogno. Si è messo a disposizione, è riuscito a coinvolgere diciamo, le imprese e tutto quanto per darmi il materiale. All'inizio diciamo, ho lavorato un po' in solitaria, ho piegato il ferro, poi alla fine ora la gente vedendo qualcosa di più consistente ha cominciato l'entusiasmo. L'opera si chiama La dimensione del tempo, perché il tempo diciamo che non ha dimensione, la storia si racconta attraverso il passato, la Solana del 1750, il borgo che è nato in quel periodo ha raccontato quella storia. Ora spero di raccontare e di raccontare insieme agli altri questa storia con questo tempo, con questa modernità, con l'opera sinuosa che si ispira a quello che è lo stile sinuoso. Il tempo alla quarta dimensione, come diceva Picasso, è uno spazio, il tempo temporale, cioè non ha tempo, non lo concretizziamo attraverso, un giorno ricorderemo queste cose attraverso il tempo farà la storia. E una cosa importante, io ho voluto diciamo, fare questa cosa perché la passione, l'amore che ti porta, con lo spirito del dono,
questo spirito del dono che è quasi una parola che oramai è inusuale, una parola che tutti hanno dimenticato e si parla solo di materia, ma la materia è fatta di spirito. Io dentro la materia ho messo lo spirito, ho messo l'anima di ferro, ho messo anche la mia anima, perché è importante, dico, è questo, riuscire a trasmettere, a dare emozione. Lo scopo dell'arte è questo, manifestare agli altri. Dico, insieme, con la collaborazione, con la fattività di tutti, siamo riusciti a fare questa cosa. È chiaro, l'artista è un po' il protagonista, ma insieme con la collaborazione, con Francesco che non mi ha mai abbandonato, non mi ha lasciato da solo, con tutti gli sponsor che sono stati vicini, momenti di difficoltà ce ne sono stati impressionanti. Comunque continueremo, ci sarà la prossima tappa che sarà la collocazione. Spero che questa cosa faccia come dire, migliorare questo territorio, questa zona, perché l'arte ha questo compito di manifestare bellezza, entusiasmo e passione. Come studio siamo stati onorati a dare un piccolo contributo a questa importante opera dell'architetto Bianco. Non appena il consigliere Foggia e l'architetto Bianco sono venuti nel nostro ufficio a chiederci, diciamo, un piccolo aiuto e un contributo, come hanno fatto anche molte imprese del settore, perché diciamo che questa opera, tutto il lavoro che c'è dietro è completamente a titolo gratuito, per cui noi abbiamo fatto il nostro piccolo passo per far sì che l'architetto Bianco potesse esprimere la sua fantasia, il suo estro nella realizzazione di questa opera. A me piace sottolineare il fatto che questa opera, cioè la dimensione del tempo, è paragonabile a un fiume in piena che travolge tutto, ed è stato questo lo spirito dell'architetto Bianco, che con la sua passione ha travolto tutti noi a dare il massimo affinché quest'opera potesse realizzarsi, e ci siamo lasciati coinvolgere con piacere, con vero piacere. Sono onorato di aver partecipato a questa grandissima struttura dell'architetto Gerry Bianco per la festa del pane, grazie al Ciccio Foggia e a tutta l'organizzazione di tutti, che si è messo tutta a disposizione per fare questa struttura, grazie. Volevo ringraziare il grande artista ormai conosciuto Gerry Bianco per la realizzazione di questa sua opera che rimarrà, diciamo, nella storia, perché la struttura è fatta in modo indelebile. Ringraziamo sempre tutti gli sponsor, chi ci sostiene, perché tutto ciò che viene fatto qua è sempre grazie agli sponsor. Ringraziamo l'amministrazione comunale per averci donato l'area dove collocare questa opera d'arte che poi vedrete all'inaugurazione. Ringraziamo il consigliere Foggia per la sua collaborazione, per le sue idee, per le sue iniziative. Quest'anno abbiamo voluto esagerare creando un'opera d'arte che, per lasciare un segno su Borgata Costiera, un segno dell'UNAC, un segno del consigliere Foggia, un segno della festa del pane. Salve a tutti, sono Cosimo Pampalone, sono un geologo, sono stato incaricato gratuitamente dall'amico Foggia e dal mio carissimo cugino Gerry Bianco. È stato un piacere partecipare a quest'opera, un'opera piena di entusiasmo, un'opera ricca, praticamente ricca di valori per una contrada che auspichiamo tutti che possa sempre più valorizzarsi e possa incrementare sul futuro, anche alla luce di questa bellissima iniziativa che è la festa del pane, fortemente voluta praticamente sempre dall'amico Foggia. Io mi auguro che qui non ci saranno 5.000 presenze, ma ci saranno molto di più, perché Costiera e quindi Bazzara possa diventare un piccolo polo di interesse turistico che possa quindi poi alla fine valorizzare, possa portare il suo validissimo contributo alla città. Io, nella qualità di geologo, mi sono occupato semplicemente della parte geologica. No, qui è troppo facile fare geologo, ho la bella calcarenite di Marsala Quinta Fiorante, mi è costata poca fatica, ecco, un terreno noto quindi a noi tutti geologi, è un terreno buono, ottimo, che può portare, oltre questa bellissima realtà, grattacieli interi, un terreno veramente meraviglioso che si presta quindi ad opere senza troppe difficoltà. Abbiamo contribuito all'illuminazione della scultura di Gerry Bianco e in collaborazione con i LED SRL di Mazara del Vallo e la mia ditta che è la AG Light di Mazara del Vallo. Siamo fieri di aver partecipato a questo progetto, è un augurio
di un buon auspicio all'architetto bianco. Ci ritroviamo di nuovo oggi in questa meravigliosa borgata a Mazara del Vallo, borgata costiera, per l'ultimazione del monumento realizzato dall'architetto Gerri, ringraziando anche il consigliere Foggia che ha permesso tutto ciò. Che dire, noi, come ho detto precedentemente, siamo stati e siamo orgogliosi di aver partecipato e dato il nostro contributo per questa realizzazione in questa quadrata.